introduzione filosofica. Io parlo volentieri del futuro, perché qualunque sciocchezza uno dica, è molto difficile che qualcuno sarà lì a smentirmi, soprattutto se si guarda al di là dei prossimi 50 anni, diciamo. No, intanto perché non ci saremo più noi, e poi perché comunque chi ci sarà, nessuno si ricorderà di quello che è stato detto. Ma cosa vuole dire futuro? Esiste davvero il futuro? Francamente credo proprio di no. Il passato è memoria, è solo ricordo, esiste solo per chi se lo ricorda e alla maniera in cui uno se lo ricorda, che può essere diversa da persona a persona, molto diversa. Tant'è vero che impegniamo molto tempo per ricostruire gli eventi storici e cercare la loro verità fra le tante testimonianze. Il passato non è solo memoria, naturalmente, è anche tutto quello che abbiamo intorno, come questa stanza, come questi edifici, come questa città, che è tutto costruito nell'arco degli ultimi, diciamo, 2000-2500 anni. Però tutto quello che abbiamo intorno, che sia antico, che sia comparso di recente, è solo presente. Sì, è stato portato dal passato, ma tutto ciò in mezzo a cui noi viviamo è presente e null'altro. Quanto al futuro, quello che chiamiamo futuro semplicemente non esiste. Non è altro che un presente, così come quello che chiamiamo passato non è che un altro presente, una infinità di altri presenti. Solo del presente potremmo dire che esiste, anzi, che lo diciamo o non lo diciamo, di fatto esiste solo il presente. Però, a guardare bene, può esserci qualche dubbio anche sull'esistenza del presente. Ciao! Perché la parola stessa, presente, dal latino presens, sta a dire prima di essere. Ciò che è prima di essere, nel momento in cui è già passato. Quindi già in qualche modo mi piace questa etimologia, perché in qualche modo mostra lo stesso presente come una fluttuazione di passaggio. Di fatto, passato, futuro sono solo nostre immaginazioni, proiezioni, ricordi più o meno accurati. Sono della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni. Sono degli ottimi termini creati dal nostro linguaggio per descrivere e cercare in qualche modo di comprendere quello che accade. Siamo in grado di misurare con precisione il tempo, ma anche questo è pur sempre parte del nostro bisogno di dare un senso al mondo. Di fatto ieri è scomparso per sempre, per quante tracce abbia lasciato, domani non esiste, anche se siamo fiduciosi che ci sarà, e la nostra intera esistenza si svolge nell'oggi. Dico questo perché noi abbiamo bisogno di raccontarci com'è il mondo, abbiamo bisogno di dirci chi siamo, dove siamo, perché siamo qui, cosa ci stiamo a fare. Per cui ci facciamo una quantità di narrazioni. Narrazioni, e abbiamo bisogno che queste ci convincano. Di qualunque tipo sia la narrazione, che sia religiosa, esistenziale, scientifica, politica, di qualunque tipo, è comunque solo una narrazione. E abbiamo tutti bisogno di trovare delle narrazioni convincenti. Per questo la gente poi si attacca così tanto, diciamo, una visione o religioso, laico, di un tipo o dell'altro, ma perché se no siamo completamente perduti. In realtà, se uno guarda bene, la nozione stessa di tempo è una delle nostre tante proiezioni e costruzioni. Il tempo, per quanto ne sappiamo, non esiste. Non esiste al di fuori del fatto che, poiché vi è una grande regolarità nel movimento degli astri, e noi misuriamo il tempo che ci mette la stella tra lo stesso punto, la Terra fa il giro intorno al Sole, la Luna tornare di nuovo piena.
e sulla base di questi movimenti noi misuriamo, definiamo, finiscono sugli orologi al nostro polso, ma è tutta una nostra costruzione, diciamo, nell'universo. Non si può dire che esiste il tempo, e mi sa che anche molti fisici sono di questa idea. C'è il tempo biologico, ma il tempo biologico che cos'è? Fra la nascita e la morte è tutta una continua trasformazione. Ogni volta è solo un diverso presente, l'organismo cresce, si sviluppa, raggiunge una certa plateau di stabilità, poi piano piano decade e scompare. Ma anche qui non è il tempo quello che esiste è questo flusso continuo in cui noi siamo e in cui tutto continua piano piano a cambiare. Di fatto, comunque, in questo flusso che è il nostro, diciamo, eterno presente finché viviamo, tutto succede e tutto si trasforma piano piano, e si trasforma con estrema regolarità, con una velocità che probabilmente è costante, per cui ciò che accadrà domani è la semplice somma di ciò che è accaduto fino ad oggi e di ciò che accadrà in questo giorno, in questa notte. Poiché tutta la storia umana e tutta la storia della vita ci mostra che ogni essere vivente fa sempre le stesse cose, il cambiamento è sempre lentissimo. Tutti noi, sostanzialmente, la nostra vita, come quella di ogni animale, come quella di ogni pianta, di ogni microorganismo, si svolge secondo ritmi molto regolati. Ogni giorno dobbiamo mangiare ed evacuare, stare in piedi, andare, diciamo, la veglia si alterna al sonno e così via. Il cambiamento è sempre lentissimo, anche se può sempre arrivare il momento, almeno nelle società umane, ma dappertutto in realtà, in cui con l'ultima goccia comincia a traboccare l'intero vaso e il cambiamento sembra farsi più veloce. In realtà non è che divenga più veloce, è solo che a un certo punto si raggiungono diversi livelli di complessità. Lo vediamo in tutti gli aspetti dell'evoluzione. Ad esempio, pensiamo all'evoluzione di un organo complesso come l'occhio o l'orecchio. Gli occhi sono in giro da centinaia di milioni di anni e le orecchie pure hanno avuto un'evoluzione strepitosa, molto diversa in diverse specie viventi. L'occhio del serpente, quello della mucca, quello dell'uccello, quello della lucertola, dell'uomo, dell'elefante o della balena sono molto diversi l'uno dall'altro. Però via via c'è una serie di piccoli cambiamenti quantitativi che sono poi le mutazioni, a un certo punto determinano un cambiamento qualitativo, nel senso che ci troviamo davanti ad un organo con delle caratteristiche sue proprie distinte da quelle di altri organi simili in altre specie viventi. Ora, questo fatto, il fatto della, diciamo, lunga, continua concatenazione degli eventi nella storia personale, nella storia sociale, nella storia naturale, in tutta la storia, e l'osservazione della lunghissima storia che è passata ci permettono di guardare al futuro con una discreta precisione. Tutto dipende dal numero dei fattori in gioco, diciamo di quanti fatti siamo in grado di tenere conto, di quanto siamo in grado di comprendere non solo di noi stessi e del mondo umano, ma della stessa vita. Non è una cosa facile, ma guardando noi stessi possiamo vedere anche il nostro futuro, che è il semplice sviluppo di quello che è stato fin qui, fino a questo momento. E del resto la storia stessa ci presenta anche tanti casi di indovini che hanno avuto la sensibilità di predire con esattezza eventi futuri, probabilmente perché avevano molto chiaro cosa stava succedendo e quindi che cosa sarebbe successo. Questa piccola premessa per dire che noi in realtà il futuro lo possiamo largamente prevedere, proprio perché è uno sviluppo
del passato, dipende veramente da quanti fattori siamo in grado di tenere conto. La nostra debolezza, anche nel vedere il futuro, dipende proprio dal fatto che non siamo in grado di tenere conto di questa enorme complessità di fattori che poi riguardano non solo l'esistenza umana, la società umana, ma tutta la biosfera, tutto il mondo della vita. Ora, stiamo nel caso umano, stiamo nella nostra specie, noi abbiamo due tipi di cambiamenti: cambiamento biologico e cambiamento culturale. Sappiamo che il cambiamento biologico è molto lento perché dipende dalle mutazioni che sono casuali e dipende dalla loro diffusione, che a sua volta dipende dai fattori ambientali. Sappiamo che anche i fattori di cambiamento biologico più veloci, ad esempio cambiamento del colore della pelle, una cosa che può avvenire magari solo in 1000-2000 anni, un tempo brevissimo. Anche i più veloci comunque avvengono sull'arco di numerosissime generazioni. 1000 anni è come dire 40 generazioni, 40-50. Il cambiamento culturale, all'opposto, può essere molto molto rapido. Questo dipende da come si trasmette la cultura. Adesso no, non voglio entrare in questo, sarebbe un altro discorso, ma la cultura si trasmette con precisi meccanismi, esattamente come la biologia, in parte molto simile a quella biologia, in parte molto diversi. Però la cultura e per cultura, per non essere equivocato, intendo con cultura non tutto quello che uno sa, intendo come cultura tutto quello che può essere trasmesso ad un altro o imparato ad un altro. La cultura è un fatto di comunicazione. Il fatto di poter passare delle idee da una testa all'altra è in fondo equivalente a quello che avviene in biologia. In biologia, quando uno spermatozoo trova un ambiente favorevole, una cellula uovo, cellula uovo formano zigote e poi comincia a duplicarsi e si sviluppa fino ad origine un individuo. Nella cultura, nel momento in cui un'idea trova terreno favorevole nella mente di un altro, attecchisce nella mente del nostro interlocutore e continua a crescere autonomamente, indipendentemente. Per trovare terreno favorevole vuole dire, ad esempio, che parliamo la stessa lingua, ad esempio, se no non ce n'è. Vuole dire che ci sia anche un interesse reciproco in queste, ci vogliono delle condizioni, esattamente come nella biologia, per dire. Una donna nasce con mezzo milione di cellule uovo, ma di queste cellule uovo che si porta dietro tutta la vita, solo alcune daranno origine a un altro individuo, no? E di sicuro non si tratterà, non solo di mezzo milione di individui, ma magari insomma, di uno, due, tre, quattro, cinque, no? E anche le idee, tantissime idee girano, ma poche attecchiscono nella testa delle persone, bisogna dire. Però la grande differenza fra biologia e cultura è che la biologia si trasmette solo da una generazione all'altra, dai genitori ai figli. Invece la cultura si può trasmettere all'interno di tutta la comunità umana. E quando nascono, come sono nati in questi 30 anni, meccanismi originali, senza precedenti nella storia umana, penso alla rete informatica. La rete informatica permette a molti di comunicare con molti. E questo è un fattore di cambiamento rapidissimo, come abbiamo visto in questi 20 anni e come vedremo ancora di più negli anni a venire, perché nel corso della storia umana la comunicazione o era da persona a persona o era tendenzialmente da uno a molti, il capo, il papa, il leader religioso, politico, quello che è, la cui parola ha autorità. Il Parlamento promulga una legge e tutti quanti sarebbero tenuti a rispettarla, quindi questo può essere un fattore di forte cambiamento quando da un centro la comunicazione va verso molti. All'opposto, quando la comunicazione da molti va verso uno, è un fattore di grande conservazione. Quando uno nasce, tutti quanti gli dicono come ci si deve comportare, che lingua bisogna parlare, che cosa bisogna fare. Quando uno immigra o emigra dal suo paese, va in un paese straniero, tutti sono lì a dirgli come cosa si fa, cosa non si fa e così via. Cioè,
se uno entra in una grande organizzazione, una chiesa, una scuola, un esercito, sono tutti lì, diciamo, comunicazione, molti contro uno, una delle forme più conservative che esistano, diciamo, di trasmissione della cultura. Però quando la comunicazione va da molti verso molti, ci si possono aspettare cambiamenti molto veloci, e questo è il caso odierno. Allora chiediamoci come cambieranno la biologia e la cultura nel futuro. Poniamoci questa domanda. La biologia cambierà ben poco. Con le migrazioni in corso, se ci fosse una... diciamo che se il matrimonio fosse casuale, casuale non voglio dire nel senso che uno si sposa così a caso con chi incontra per strada, però di fatto dal punto di vista della biologia il matrimonio è casuale. Uno dice: ma io non ho scelto la moglie, il marito, il compagno, la compagna per caso, l'ho scelta per ragioni precise. D'accordo, da un punto di vista culturale, no? La persona piaceva, non ti piaceva, non ti interessava, ma dal punto di vista della biologia, cosa sapevo io della persona con cui ho fatto dei figli? Sì, lo scoprirò proprio quando nascono i figli. Nessuno di noi conosce la biologia di un altro, può sapere se ha o no certe malattie, ma insomma, magari fra 20 anni tutti conosceremo anche il genoma di ciascuno di noi, sa, sul tesserino sanitario, ma per adesso e in passato comunque non è mai stato così. Quindi da un punto di vista biologico il matrimonio è di fatto casuale, dal punto di vista culturale non lo è, e questa è la ragione per cui, nonostante le grandi migrazioni in corso, se ci si sposasse, diciamo, con una certa libertà fra persone di diverse etnie, nel giro di 100-200 anni non avremmo più i bianchi, i neri, i gialli, i rossi, i verdi, no? Avremmo tutti una tinta, un colore di pelle delle 1000 gradazioni del caffè latte, a seconda di quanto caffè e quanto latte ci si mette dentro, in sostanza. Ma questo non accade. Non accade perché vediamo che anche nei posti dove l'immigrazione e mescolanza sono state più intense, ad esempio gli Stati Uniti, spesso indicati come un crogiuolo di diverse etnie e gruppi umani, è vero, lo sono, negli Stati Uniti hanno ricevuto immigrazione da ogni angolo del mondo, però poi vediamo che i cinesi sposano i cinesi, gli indiani con gli indiani, i messicani con i messicani, se una ragazza indiana e un ragazzo messicano si innamorano, la famiglia tendenzialmente farà di tutto per impedire che giungano ad una unione, praticamente, e a volte anche con i mezzi peggiori, per via della difficoltà di confrontarsi, di interagire con persone che hanno una cultura diversa dalla nostra. Per cui, nonostante i fortissimi flussi migratori, non è che possiamo attenderci particolari cambiamenti a seguito del rimescolamento genetico, perché di questo ce n'è ben poco. Da notare che il rimescolamento genetico è sempre molto positivo in termini di salute e di qualità, cioè il cosiddetto vigore degli ibridi vale per il mais come vale per gli esseri umani, e credo che chi conosce coppie di provenienti da luoghi molto lontani vede con i suoi occhi che tendenzialmente hanno dei figli bellissimi, in gambe, intelligenti. Questo perché è l'opposto della, per dire, perché non esistono le razze pure, come sarebbe piaciuto a Hitler, e non possono nemmeno esistere, perché più una stirpe, diciamo, parliamo di razze che sono quelle degli animali, di cui gli allevatori si danno molto da fare per dare fuori delle razze pure per via del grande valore commerciale che queste hanno, perché per una serie di ragioni. E rischiano di continuo di perdere queste razze pure, perché per ottenerle devono incrociare la figlia con il padre, i cugini primi, i zio e nipote, fratello e sorella, così via, e questo dal punto di vista della genetica fa molto molto male, perché la vita vive di varietà, incrociando individui molto simili tra loro
questa varietà continua a diminuire, a perdersi, se sono presenti malattie genetiche, queste aumentano di frequenza rapidamente e comunque nel giro di qualche generazione insorge una progressiva sterilità, per cui gli allevatori, per avere, che so, il pechinese di razza, l'alano di razza, quello che è, devono continuare a compiere incroci molto stretti e sono sempre a rischio di perdere la loro razza. Mentre dove si incrociano persone, animali molto molto diversi o anche vegetali, abbiamo dei risultati molto interessanti. Quindi la mescolanza genetica sarà prevedibilmente scarsa. Un'altra cosa che penso si possa dire è che rischiamo di avere dei crescenti problemi di immunità, perché non so se sapete che oggi sono diffusissime le malattie autoimmuni. Malattie della tiroide colpiscono più del 10% della popolazione. È comparsa una quantità di malattie autoimmuni di cui prima nessuno sapeva nulla. E questo calo progressivo dell'immunità può essere dovuto, è probabilmente dovuto al fatto che, in fondo le stesse ragioni per cui la durata della vita è così aumentata, la durata della vita è quadruplicata in 200 anni, inteso come l'attesa di vita alla nascita. L'attesa di vita alla nascita era mediamente intorno ai 20 anni, praticamente dappertutto, fino a 200 anni fa. Oggi, in tutti i paesi avanzati, è intorno agli 80 anni. Una differenza enorme e, a mio modo di vedere, una delle poche cose di cui si può dire con certezza sì, qui c'è stato progresso, siamo tutti più contenti di poter arrivare a 80 anni che non di essere felici se festeggiamo il 40° compleanno, per così dire, no? E come siamo arrivati a questo? Siamo arrivati grazie all'introduzione, già a partire dalla prima metà dell'Ottocento, di pratiche di igiene molto più rigorose, prima sconosciute, grazie naturalmente alla scoperta dei microrganismi, anch'essa avvenuta in prima età dell'Ottocento, grazie poi alla medicina moderna, ma molto grazie ad una migliore alimentazione, a cui ha contribuito parecchio la rivoluzione industriale. Il cibo in scatola non è, come dire, il massimo della vita, però Napoleone fu il primo ad introdurre l'inscatolamento di massa del cibo e, rifornendo il suo esercito di scatolette, ottenne più vantaggi. Uno fu di renderlo estremamente più mobile, perché non doveva più portarsi dietro mandre di bestiame da consumare per strada. E Napoleone, come è noto, era celebre per la sua rapidità fulminea negli spostamenti e nelle azioni. E poi protesse il suo esercito da una quantità di malattie. Fece anche vaccinare tutti quanti. La vaccinazione, la prima vaccinazione della storia, quella contro quella contro il vaiolo. Poi quella contro il vaiolo è del 1796, e nel 1804 Napoleone fa vaccinare tutto il suo esercito contro il vaiolo. Uno o due anni dopo fa vaccinare tutta la popolazione francese. Nel corso delle sue campagne militari, mentre gli eserciti austro-ungarici erano piagati da epidemie di colera, cioè di vaiolo parecchio, ma anche di bel tetano c'era anche fra i francesi naturalmente, però questo gli diede un enorme vantaggio. Ma guardando il panorama generale, con il 1800, grazie all'introduzione di semplici regole igieniche di base, ad una migliore alimentazione e poi via via nel 900 alla scoperta di farmaci più efficaci, la vita umana quadruplica più o meno nell'attesa di vita. Però al tempo stesso probabilmente il grado esagerato di igiene
cui si arriva oggi, per cui tutti quanti, come dire, ci laviamo le mani, non ci vediamo nemico, stiamo attenti, abbiamo ogni sorta di difese, precauzioni, ha indebolito il nostro sistema immunitario. Il nostro sistema immunitario, nelle sue decine di milioni di anni di evoluzione, perché adesso la storia dei mammiferi comincia in un modo significativo almeno 80 milioni di anni fa, e negli ultimi 60 milioni di anni la radiazione dei mammiferi si espande a tutta la Terra, per cui, come dire, le difese immunitarie non sono solo le nostre di specie, sono anche quelle di classe, per così dire. E il nostro immunitario è sempre stato un esercito in armi, vivendo sugli alberi, vivendo nella foresta, per dire, chi ancora oggi vive nella foresta come i pigmei, nel sangue c'è una quantità così strepitosa di parassiti che ritornano in vita quando uno scongela il sangue anche ad anni di distanza, che farebbe, cioè noi sveniremmo se ci scoprissimo che nel sangue abbiamo tutta quella roba lì. Loro invece, vabbè, magari vivono tra i 40 e i 60 anni, vivono meno a lungo di noi, però ci convivono tranquillamente perché c'è questa lunga adattamento evolutivo. Ora, lasciando il sistema immunitario senza più nemici da combattere, no? È un po' come gli Stati Uniti, una volta scomparso il conflitto con la Russia, hanno dovuto trovarsi nemici in Iraq, in Afghanistan, dovunque. E il nostro sistema immunitario, privo di nemici, finisce per rivoltarsi contro se stesso. E visto che questo è in atto dappertutto nel mondo industrializzato, questo fenomeno di calata dell'immunità penso ci possiamo aspettare che prosegua parecchio in questo secolo. Dal punto di vista biologico, altro aspetto molto importante è la demografia. Che cosa ne sarà dei numeri dell'umanità? Oggi abbiamo superato i 7 miliardi. Sono ormai per 100 anni l'umanità è praticamente raddoppiata ogni due generazioni, no? L'attesa è di arrivare, diciamo, vicino ai 10 miliardi per il 2050, più o meno. Però c'è chi pensa che più in siamo meglio è, però questa è una visione biblica delle cose che assolutamente sconsigliabili. Io sono convinto che, se per dire, in Italia invece che 60 milioni fossimo in 30 milioni, probabilmente vivremmo tutti molto meglio, ecco. Però qui sta succedendo un fenomeno molto interessante e non so perché, ma poco conosciuto, forse perché queste cose non si parla mai al di fuori di chi se ne occupa, che è la transizione demografica. Transizione demografica è un fenomeno che vediamo iniziare nella prima metà dell'Ottocento nel nord Europa, Svezia, Inghilterra, paesi scandinavi, e che poi nel corso della seconda metà dell'Ottocento scende all'Europa centrale e meridionale, in Occidente si è sviluppata in circa 150-200 anni. E poi con l'ultima guerra ha avuto inizio anche nel sud del mondo. In cosa consiste? Nella prima metà dell'Ottocento, a partire dai paesi più sviluppati, la rivoluzione industriale, tutto quello che ha portato, si verifica questo aumento della durata della vita che dicevo prima. E cosa succede? Che il numero dei viventi in una popolazione, in uno stesso paese, stato, aumenta nel corso delle generazioni. Perché aumenta? Intanto perché la gente vive più a lungo, invece di andarsi a 40 anni se ne va a 60-70. E poi perché le abitudini riproduttive non è che cambiano. Le abitudini riproduttive sono molto difficili da cambiare perché sono molto profondamente radicate, eh? Per cui la gente continua a fare tanti figli quanto faceva prima. Però prima, prendiamo il caso dell'Italia. L'Italia nel principio dell'Ottocento, su 5 bambini che nascono, 2 o 3 raggiungono l'adolescenza e l'età riproduttiva, gli altri muoiono per strada. Ora, se la gente continua a fare 5 figli, perché fatto 2 o 3, è chiaro, muoiono, quindi non è fatale, ma questi rimangono tutti in vita, è evidente, e i genitori vivono molto più a lungo,
Ecco che la popolazione si gonfia, si gonfia, si gonfia. E quello che vediamo è che dopo circa tre generazioni di questo aumento, la gente comincia a fare meno figli. E facendo meno figli, meno, beh, in Europa si arriva alla parità, un equilibrio demografico già con gli anni 80 del Novecento, più o meno 150, 100 dopo che ha avuto inizio il fenomeno, che possiamo adesso 1820, 1830. Nel resto del mondo sta succedendo la stessa cosa. Nel sud del mondo, dove la popolazione nelle ultime generazioni ha fatto la stessa cosa che prima faceva anche da noi, cioè raddoppiato di 2 generazioni. Adesso noi vediamo che a partire dall'ultima guerra, beh, nel 1970 una donna in media aveva 4 figli. Ora, se una donna in media ha 4 figli, la popolazione raddoppia ad ogni generazione, se questi vivono, evidentemente. Nel 2000 la media era di 3 figli per donna. Nel 2010 era scesa a 2,7, mi sembra, 2,5 forse figli per donna. E con questa tendenza la transizione demografica si completerà a livello planetario fra il 2040 e il 2050. Il che può farci sperare che anche stoccheremo i 10 miliardi, però a quel punto ci si assesti e si comincia anche a diminuire. Adesso il fatto che si fanno molto meno figli è largamente, mi sembra chiaramente, ma largamente tutto al fatto che è diventato impegnativo portare al mondo dei nuovi individui nelle società sviluppate. In un certo senso è molto più semplice in quelle società africane dove tanto più o meno tutti fanno più o meno la fame, molti comunque muoiono per strada e sono molto meno diffusi i contraccettivi. Io personalmente sono molto contento di questo fenomeno in corso perché penso che, cioè, se voi guardate il grafico della popolazione umana, a partire da 1000-2000 anni fa ad oggi, 2000-3000 anni fa, diciamo dall'età romana in avanti, noi vediamo una crescita assolutamente esponenziale. E se l'umanità arriva al punto di controllare i propri numeri, a mio modo di vedere è l'inizio della civiltà, l'inizio dell'era della civiltà, per il fatto di riprodurci, diciamo, disordinatamente, no? Più ne vengono, che vivano, che muoiono, no? È una cosa perfetta, cioè è il mondo animale è così. Un pesce può fare milioni di uova. Di questi milioni di uova non nasceranno milioni di pesci, perché questi milioni di uova nutriranno una quantità di predatori. Quando poi ne usciranno degli avanotti, anche questi nutriranno una quantità di predatori. Man mano che cresci crescono, saranno un boccone sempre più interessante per i predatori. Alla fine di quei milioni di uova, però, un numero sufficiente a mantenere la popolazione e anche a farla crescere in assenza di una pesca sconsiderata, però resteranno, per dire. E il momento in cui usciremo da un riprodurci puramente sulla scia della nostra animalità e ci riprodurremo più a ragion veduta, tenendo conto dell'ambiente e delle risorse disponibili, questo sarà per me l'inizio della civiltà di cui aspetto ancora di vedere l'alba personalmente. A questo punto viene da chiedersi cosa mangeremo in questo secolo. E questa è naturalmente una bella domanda, perché viene da dire che progressivamente mangeremo alghe, coltiveremo le pianure oceaniche e mangeremo insetti che già stanno arrivando sul mercato, gli
insetti sono la classe vivente di massimo successo evolutivo, cioè come si dice, la massa biologica degli insetti supera proprio di gran lunga quella di qualunque altro essere vivente, e sono praticamente dei pacchetti di proteine. Non ho idea se non voglio mangiare, non neanche voglio fare la prova sinceramente, però penso che tutti quanti arriveremo fra non molto tempo a fare la prova, perché ci sono dei modi di coltivazione che sono un insulto all'ecologia. Il fatto di crescere queste quantità immense di mucche, di maiali, di pecore, diciamo che fa più danno all'ozono e all'accumulo di anidride carbonica e di altri in atmosfera di molte delle nostre macchine aeree e così via. Oltretutto, come sappiamo, serve 10 kg di frumento di mais per fare un chilo di bovino, ma i 10 kg di frumento di mais possono nutrire molte più persone di quelle che sono nutrite da un chilo di bovino, evidentemente. Per cui è facile immaginare che la nostra alimentazione scivolerà più verso il mondo vegetale che non su quello animale. È un'altra facile previsione. Però i cambiamenti che ci aspettano in questo secolo sono di tipo culturale, soprattutto. Prima di tutto c'è il passaggio all'automazione. Io non so quanti dei posti di lavoro attuali salteranno con la progressiva automazione assolutamente di tutto, no? Questo già è successo ai tempi delle rivoluzioni industriali. Come sappiamo, le macchine hanno creato, hanno creato una classe operaia nelle città, ma hanno anche creato delle grandi masse di disoccupati. È stato uno dei numerosi drammi dei decenni in cui è avvenuta la rivoluzione industriale. Il passaggio all'automazione farà strage di posti di lavoro ancora di più, perché la rivoluzione industriale ne ha anche creati moltissimi. Però questo non è necessariamente, cioè in questo non vi è nulla di negativo, tutto dipende da come le società lo affrontano e lo gestiscono. Perché l'obiettivo dell'umanità, fin da quando ha costruito le prime macchine, è stato quello di liberarsi del lavoro. E se l'automazione permette di liberarsi del lavoro in misura molto maggiore di quanto sia avvenuto in passato, cioè già è avvenuto così negli ultimi secoli, perché le macchine lavorano per noi, anche nelle campagne. Chi fa più fatica fisica? Sono passati anni dall'ultima volta ho visto un contadino tagliare l'erba con la falce. L'erba te la tagliano macchine alimentate a benzina, ma anche se non fosse alimentate a benzina, magari ad energia solare, sarebbero macchine lo stesso. È difficile che si ritorni alla falce, perché la falce sia in fondo più efficiente dei rasaerba. Se uno sa usare la falce fa molto meglio della miglior macchina per tagliare l'erba, però intanto bisogna essere capaci, e poi è un impegno fisico notevole naturalmente. In una società che ha sempre meno bisogno di forza lavoro, perché sono le macchine, i computer a lavorare per tutti, e magari questi diventano anche semi intelligenti, o il computer intelligente proprio non ci credo. Ma macchine semi-intelligenti sì, indubbiamente, già ce ne sono, sempre più ce ne saranno. E questa, a mio modo di vedere, è una straordinaria opportunità per una società. Perché? Perché può liberare una quantità di energia in tutte quelle attività non direttamente produttive, ma non per questo meno importanti, come
la ricerca, la scienza, l'arte, la musica, la danza, tutte le arti del corpo, tutte cose preziose ma non direttamente produttive in termini economici. Da noi non avverto una diffusa consapevolezza della opportunità che può portare il fatto di liberarci progressivamente dal lavoro, perché lo fanno le macchine per noi. Però ho sentito un bellissimo discorso in televisione, un discorso di un minuto e mezzo, è stato su YouTube, negli ultimi G8, mi pare fosse abbastanza recente, pochi mesi fa. C'era un signore, un signore piccolo e tarchiato, il cui nome non ricordo, ma che è stato il creatore di Alibaba, che come saprete è la più grande impresa di distribuzione al mondo, da cui in seguito si è anche dimesso, si è ritirato. E questo signore, a questo G8, in questo discorso di un minuto e mezzo, diceva in sostanza: noi non vogliamo che i nostri figli imparino a fare le cose che le macchine sanno fare, perché le macchine saranno sempre più brave di loro. Noi vogliamo che i nostri figli imparino tutte quelle cose che le macchine non sono capaci di fare. E questo è il segreto, diciamo. Questo sarebbe in modo il senso di un passaggio all'automazione. Liberare gli individui dalla via via di più dalla necessità di impiegare proprio tempo, vita, energie, semplicemente a produrre dei beni di consumo, non so, a formare PIL. E, naturalmente, visto come sono messe le nostre società, forse è più facile prevedere una delle società con pochissimi padroni, beh, già sono così, una piccola platea intermedia di tecnici che gestiscono queste macchine e una massa smisurata di schiavi più o meno tenuti lì, vuoi con qualche sussidio, vuoi con la distribuzione di qualche droga, vuoi con la distribuzione di cibo, ma tenuti più o meno un po' come il sottoproletariato di Marx ad essere una riserva di forza lavoro sfruttabile a piacere a seconda dell'occorrenza. Naturalmente, insomma, la vera alternativa per me è questa: se utilizziamo le nostre nuove conoscenze per sviluppare conoscenze nuove e uno stile di vita più avanzato, o se lo utilizziamo semplicemente come forme di potere per schiavizzare milioni e miliardi di persone. Però questo è, voglio dire, se non ci fossero scelte non ci sarebbe neanche gusto nella vita, no? La prospettiva che molto concretamente possiamo vedere, giusto perché il futuro tende ad essere una estrapolazione del passato, è un progressivo aumento della forbice della diseguaglianza, quella che già vediamo in questi anni aumentare di continuo, perché ci dicono che da 10 anni c'è crisi. Questo è anche molto discutibile, se vi sia stata crisi o se sia solo il fatto di farci credere che c'è stata crisi, un tentativo di manipolazione riuscito in sostanza. Però sta di fatto che in questi 10 anni di supposta crisi gli stipendi sono tendenzialmente diminuiti o sono rimasti al palo, mentre i ricchi sono diventati sempre più ricchi, ma molto molto più ricchi. Ora, questa progressiva concentrazione della ricchezza in poche mani è il semplice diretto risultato di 5.000 anni di cleptocrazia, cioè di potere dei ladri. Dal momento in cui sono comparsi le prime grandi città, i primi imperi in Mesopotamia, e quindi società con un bisogno di organizzazione molto stringente, perché nel momento che tu hai, voglio dire, finché tu hai qualche centinaio di persone, più o meno ognuno si arrangia come può. Se ne hai le prime città, come Çatalhöyük, contavano 8.000 persone già nel
7000 avanti Cristo. E ancora, insomma, sono numeri plausibili, c'era molto territorio intorno, nel momento in cui, come con i primi imperi in Medio Oriente, le città arrivano a 40.000, 50.000 e poi salgono a 200.000 persone, a questo punto diventa necessaria una organizzazione sociale rigorosa. Il risultato non è stato entusiasmante, perché è allora che si creano le gerarchie, è allora che si creano i sistemi di potere, allora che compaiono le religioni, allora che compaiono i sacerdoti che, interpretando la volontà del Dio, garantiscono anche la liceità del dominio materiale. Infatti, i sacerdoti, i sovrani, la casta sacerdotale, la casta dirigente sono sempre state strettamente alleate, molto prima che esistesse la massoneria, diciamo, fino dagli imperi babilonesi e assiri. Il principio su cui sono costruiti questi stati è stato sempre un principio cleptocratico. Cosa voglio dire? I sudditi, perché di cittadini si parlerà solo molto più avanti, ma i sudditi portano ciascuno un contributo richiesto al centro dell'impero, in forma di bestiami, derrate alimentari, più avanti di moneta, così via. Di queste, una parte viene redistribuita virtualmente, non che venga ridata in mano tipo sussidi di cittadinanza, no, viene impiegata per opere pubbliche, le mura, l'esercito, i templi, gli scriba, la classe sacerdotale, la famiglia regale, tutte, diciamo, le varie appendici del potere, no? Che però consideriamo come opere pubbliche, perché servono per fare funzionare. Il resto rimane nelle mani di chi ha accentrato questi beni, quello stesso potere che in parte li impieghi in opere pubbliche, in parte se lo tiene. Ora, questa è stata la realtà degli stati fin da quando gli stati esistono. Ha semplicemente cambiate le modalità di accentramento e ridistribuzione. Con l'età moderna, con l'economia ormai monetaria dappertutto, sono venute le tasse. E le tasse, come ben sappiamo, hanno anch'esse lo stesso meccanismo per cui dovrebbero in teoria, in una moderna democrazia, essere tutti impiegati per il pubblico, redistribuite per chi ne ha più bisogno, così via. Però la realtà è che, come sappiamo, non è solo un fatto di corruzione, è proprio un fatto che sistematicamente, voglio dire, è un po' come le pensioni d'oro, se vogliamo. C'è sempre una grande parte di quello che lo Stato accetta che non solo non viene redistribuito, ma serve ad accrescere la ricchezza e la potenza di gente già ricca. Ora, dopo 5.000 anni che tutto funziona sistematicamente così, è semplicemente naturale che ci siano, non so, dicono 500 famiglie che hanno in mano, dicono anche solo 50 famiglie che hanno in mano, non so, l'80% della ricchezza mondiale. Adesso sinceramente si sentono i dati più diversi, non ho mai approfondito bene la questione, però non vi è alcun dubbio che e questo accentramento è assolutamente pericolosissimo per mille ragioni, anche perché non si vede all'orizzonte, non dico una rivoluzione, ma neanche, diciamo, un orientamento politico preciso, con dei precisi progetti per smantellare questo. E ad esempio, sono profondamente convinto personalmente che per uscire da questo catastrofico debito, che è il vero lascito della nostra classe politica negli ultimi 50 anni, perché è vero che hanno fatto anche le autostrade, però tanto hanno fatto le ferrovie e poi hanno creato un debito che è comunque destinato a schiacciarci, a meno che non ci sottraiamo al circo del debito creando una seconda moneta nazionale su cui abbiamo signoraggio, una moneta che corre in parallelo all'euro,
che sia convertibile con l'euro 1 e 1, ma che sia emessa dalla Repubblica Italiana e non dalla Banca Centrale Europea. Questo è perfettamente compatibile con le norme europee, ci sono alcuni validissimi economisti che lo sostengono, anzi dicono che l'unica maniera di evitare di essere schiacciati dal debito, però bisogna dire che costruire un sistema finanziario nuovo richiede competenza e coraggio, due qualità che nella classe politica non si ritrovano in sostanza, perché già non riescono a gestire il sistema finanziario attuale, figuratevi voi metterne in piedi uno nuovo. Però virtualmente questo è un modo molto concreto anche di riacquistare il signoraggio sulla moneta e, al di là degli stupidi discorsi sui sovranismi, riacquistare un'autentica sovranità almeno su di una buona parte di quello che il paese produce. Però questo è un altro discorso che riguarda un futuro che non si vede per adesso profilarsi. Un altro aspetto che il futuro già in questo secolo vedrà affiorare e che probabilmente pochi di noi si aspettano è che, se guardiamo allo sviluppo delle cose, siamo destinati a diventare tutti androidi, cioè il futuro sarà degli androidi sostanzialmente, cioè di esseri umani muniti di appendici, protesi, chip e così via, che consentono di fare cose che... All'automatismo, teleguidato. Beh, ad esempio, così, è una cosa evidentemente molto pericolosa, perché uno dice si può profilare un mondo di robot, però come tutto questo mondo dipende sempre da che cosa si fa e da come viene fatto. Io personalmente, se fosse possibile impiantarmi un chip sotto pelle che mi desse accesso, non dico a tutta la biblioteca del congresso, ma mi accontenterei anche magari solo di questa qui, di biblioteca, io ci starei subito. Ma lei la pensa così, ma non è quello che hanno in mente. Beh, appunto, io guardo quello che può essere interessante per me, evidentemente, certo. O per altri come me. Quello che hanno in mente, però, questa è la questione centrale. Cioè io da un lato vi lancerei una osservazione socratica, che la consapevolezza della nostra ignoranza è quello che ci porta alla saggezza. Questo era uno dei discorsi base di Socrate. Certo, del futuro siamo ignoranti per definizione, ma lo siamo ancora di più se siamo ignoranti del presente. Per chi comprende il presente non è difficile gettare lo sguardo sul futuro. Questa è una cosa molto importante, voglio dire, così come noi sui i giornali, io vi confesso che ho smesso da un pezzo di leggerli, perché tanto legge ogni giorno le stesse cose, legge i giornali di oggi e puoi già prevedere cosa ci sarà su quello di domani, per cui francamente non riesco ad acquisirne delle informazioni. E anche perché purtroppo spesso è troppo facile prevedere il domani più vicino a noi. Però per dare invece una prospettiva più incoraggiante, per me è molto importante rendersi conto che il mondo umano è una nostra creazione. La natura si fabbrica per conto suo, ma il mondo umano lo facciamo noi uomini, mica nessun altro. La biosfera è una creazione della vita, ma siamo noi esseri umani a costruire il nostro futuro. E non bisogna scordarlo e nemmeno scoraggiarsi, perché io vedo la gente spesso pensa, vabbè, ma io cosa posso io da solo, no? No, non è giusto, anche se io sono uno contro altri 7 miliardi, non contro, però insomma, io penso mai agli altri 7 miliardi, non altro mai pensare. Però la realtà, secondo me, è che nelle nostre vite, in generale,
quello che noi possiamo mettere dentro a fare, o quello che il mondo più o meno fa a noi, siamo al 50-50. Se uno agisce al meglio delle sue capacità e conoscenze, voglio dire, se uno riesce, noi di solito non usiamo il nostro 50, usiamo magari 3 o 4, 5, 10, 15, ma i nostri potenziali non siamo molto capaci a sfruttarli. Ma se noi arriviamo a sfruttare, non dico tutto il 50, ma almeno una buona fascia, ci ritroviamo un po' come in quelle società dove chi ha il controllo ha appena il 20% delle quote, però ha il controllo lo stesso. Perché? Perché anche se l'altro 50% dipende da fattori esterni a noi, è molto difficile che tutti questi fattori simultaneamente giochino contro di noi. E muovendosi a vita anche con politica intelligente, uno può far fruttare anche il suo piccolo 15-20 che riesce a dare le sue potenzialità, in modo da essere lui a orientare le cose nella vita. Cioè, noi, devo dire, ci sottovalutiamo molto, secondo me, da questo punto di vista. Io, guardando, diciamo, un po' la sovranità delle nostre società, sono arrivato a vedere, cioè, a mio modo di vedere, tutto quello che esiste sono le persone e il territorio. E il modo in cui le persone agiscono tra di loro, il modo in cui interagiscono con il territorio, è ciò da cui dipende in definitiva il benessere e del territorio e delle persone. Questo è stato completamente perso di vista, perché soprattutto abitando nelle città, dov'è il territorio? La nostra scatoletta, altre 3 sopra, altre 2 sotto, altre 5 a fianco, altre 5.000 nel palazzo dall'altra parte della strada. Però la realtà è che è solo nella dinamica tra persone e territorio che si gioca in definitiva il futuro, parlando in un senso molto molto generale. E questo naturalmente è più evidente fuori dalle città che non nei grandi conglomerati umani. E anche rispetto a tutte le applicazioni della rete, della telematica, dei chip, dei sensori, eccetera, voglio dire, non è che potranno fare quello che vogliono, cioè verrà fatto quello che le persone spingeranno perché sia fatto. Cioè, io non riesco assolutamente ad accettare questa visione tipo di una inesorabile, diciamo, questa cleptocrazia che comanda il mondo e che farà di noi degli androidi alla maniera in cui a loro fa comodo. Gli fanno molto il conto dei robot che non degli androidi. Ma nel corso del tempo, mano a mano che ci sono queste possibilità, si svilupperanno. Per dire, non so, ahimè, tutte le tecnologie avanzate di cui disponiamo sono state tutte create dai militari e tutte in seguito passate alla società civile, a partire, cioè, fosse l'internet, le trasmissioni radio, radar, i telefoni, i satelliti, tutto nato dalla ricerca militare. Non è bello pensarci, no? E da questo punto di vista le guerre hanno sempre avuto la grande funzione di accelerare questa ricerca, diventa importante, bisogna decifrare il codice del nemico, se no ci affondano le navi, queste sommergibili, no? Le guerre future saranno combattute con i droni, indubbiamente, che, voglio dire, se i droni sparassero su altri droni, alla fine uno potrebbe anche fischiarsi qualche drone sparando sulle persone, naturalmente. L'esercito americano ha già sviluppato un esoscheletro per quei soldati che devono combattere a terra, che qualcuno rimane sul sempre, un esoscheletro che permette di trasportare qualcosa come 150 kg di roba, di attrezzatura bellica, senza sforzo.
tempo al tempo e vedremo i trackers andare in giro con l'esoscheletro, voglio dire. E se per caso metteranno dei chip nella testa dei piloti per mantenerli in collegamento con la centrale operativa, arriveranno presto le aziende che pigliano solo operai che accettano di farsi mettere il chip. Però tutto quello che succederà alla fine, come dire, noi non siamo degli spettatori inconsapevoli. La capacità di agire e di reagire sembra un po' essersi dissolta nella nostra società in questi ultimi decenni, però io voglio sperare che sia una qualità dell'essere umano e che nessuno si rassegnerà ad essere etero diretto. Mi fermerei qui per adesso.